Rob, dal punto di vista tecnico, quali sono le sfide che affrontano gli ingegneri sul circuito di Monaco? Beh, una... Monaco è una pista abbastanza difficile fare l'assetto della macchina, perché stai cercando sempre un anteriore che ti porta dentro la curva. Essendo una pista molto bassa velocità, non hai bisogno molto di concentrare le forze sull'alta velocità, quindi metti più o meno tutte le concentrazioni sulla curva bassa velocità. È una pista dove è solito giri con il carico più alto che c'è, ma come dicevo, la sfida più grande che c'è è per avere un anteriore buono per la base velocità. Come cambia quindi l'assetto della vettura per questo circuito così particolare? In termini della macchina fondamentale, e non in particolare dell'assetto, le cose che cambia di più sarebbe la sospensione anteriore. A Monaco abbiamo la curva più stretta che c'è durante il campionato, e per quello dobbiamo girare con una sospensione che ti porta dentro una curva molto più stretta come il Lowe's Hairpin. Abbiamo chiesto a Felipe come fosse guidare nel 2008, quando il sabato su quel circuito conquistò la pole position, rispetto ad oggi, ovviamente con regolamenti diversi e quindi meno carico aerodinamico. Questo aumenta il tuo contributo, ma anche le difficoltà per ricercare il miglior assetto meccanico? Sì, certo. Noi come ingegneri, quando abbiamo una macchina più debole, diciamo, debole per le regole, perché le regole non ci permettono avere il carico che abbiamo avuto anni fa, ci porta le compromesse. Quindi noi dobbiamo cercare un assetto che non concentra completamente 100% sull'anteriore, ma anche sul posteriore, perché la trazione è sempre più difficile con meno carico. Quindi sì, per forza che ti porta la compromessa. Ci puoi descrivere quali sono le conversazioni tra te e Felipe durante le prove, quando cercate di ottimizzare l'assetto della macchina? Ovviamente lui ha le sensazioni di guida, ma tu hai tanti dati a portata di mano. Sì, certo, ma è una parte del mio mestiere a Monaco, in particolare, di essere sicuro che Felipe ha confidenza con la macchina. Ha confidenza con la macchina e sta migliorando allo stesso tempo che sta migliorando la pista. Quindi è molto importante che lui gira il massimo tempo che può girare. È per quello che lui prende la fiducia nella macchina. Quindi durante la sessione, soprattutto, noi stiamo cercando i dati, stiamo guardando i confronti con Fernando, che è molto importante, che per dove lui può migliorare. Quali sono i componenti tecnici della macchina più stressati o più impegnati durante la gara su questo circuito? Beh, essendo una pista molto bassa velocità, non ci sono i componenti, soprattutto le sospensioni, che è molto stressato al Gran Premio di Monaco, in termini di carichi laterale e longitudinale, perché la pista non ci sono le curve a alta velocità, quindi Monaco non è una pista dove che ci porta molto precauzioni. Una pista a velocità basse, però con certe sezioni anche molto veloci, come la chicane delle piscine. Credi che i piloti si rendano conto di quanto davvero vadano forte in quel pezzo in particolare della pista? No, direi di no.
i piloti son tutti un po' pazzi, quindi non, non rendono che vanno così veloci. Infatti un paio di anni fa io sono andato proprio lì al swimming pool per vedere l'ingresso. È stato durante la gara GP2, Formula 3000 se non mi ricordo bene, e lì si vede che le macchine passano con millimetri, al 200-210 all'ora, quindi è veramente incredibile.